I giovani vengono spesso accostati alla parola astensione, alla mancanza di partecipazione politica e al disinteresse. Alle ultime elezioni un terzo degli under 35 non è andato a votare. Potrebbe sembrare che ai giovani non interessi del proprio futuro, ma è davvero così? Secondo una ricerca di Eco della Stampa, che è una società specializzata in monitoraggio dei media e rassegne stampa, i media negli ultimi 15 anni hanno associato la parola astensionismo a giovani 630 volte, in particolare in concomitanza di elezioni e referendum. È vero che da anni la partecipazione alle elezioni politiche in Italia è in forte calo. Se alle prime elezioni per la Camera dei Deputati partecipò oltre il 92% della popolazione, alle ultime elezioni politiche del 2018 quel dato è sceso sotto il 73% e tra loro il 30% dei giovani. Eppure l'Istat ci dice che i giovani sono i più coinvolti dalla politica attiva. Il 14% in età tra i 14 e i 24 anni ha partecipato in modo diretto, soprattutto partecipando a cortei. E allora, perché non votano? Secondo un sondaggio fatto all'interno della community di Will, le motivazioni per cui i giovani sono indecisi o non votano sono la mancanza di fiducia nei partiti, nel sistema o nella politica in generale. Quasi un quarto, però, non vota perché semplicemente non può. Uno dei fattori concreti che alimenta maggiormente l'astensionismo, infatti, è la mancanza di una legge che consenta il voto delle persone fuori sede. Si può parlare di astensionismo involontario, ma quanti sono le persone che lavorano e studiano fuori sede in Italia? Gli elettori fuori sede sono circa 5 milioni, persone che magari per motivi di studio o lavoro vivono in un comune, ma per esprimere il proprio voto non possono recarsi nei seggi allestiti lì. Devono tornare nei comuni in cui hanno la residenza. Secondo l'Istat, alle elezioni del 2018 i cittadini italiani maggiorenni che studiavano o lavoravano erano 22,7 milioni, quindi più di una persona su cinque è un fuorisede che dovrà trovare il tempo e i soldi per viaggiare ed esprimere la propria preferenza. Ed è ovvio che se da una parte l'elettorato potenziale degli under 35 è di circa 10 milioni di persone, di cui molte non voteranno, e dall'altra quello degli over 50 è di circa 26 milioni di persone, i partiti guarderanno lì dove si trova la fetta più grande di elettorato e si impegneranno a mantenere le promesse elettorali di chi li rivoterà la prossima volta. E quindi, esiste un'alternativa a tutto questo? In realtà sì, Italia, Malta e Cipro sono infatti gli unici paesi europei che non permettono il voto fuori sede. In Francia, Svezia e Polonia, ad esempio, si può votare per delega. In Germania, Spagna e Irlanda si può votare per posta. E in Grecia e Ungheria si può anticipare il voto o votare in seggi speciali. Da noi, nell'ultima legislatura, in Parlamento sono state presentate ben 5 proposte di legge che proponevano soluzioni diverse per arrivare allo stesso obiettivo: limitare l'astensionismo di voto. Da ultima era arrivata anche una proposta della Commissione sull'astensionismo che prevedeva l'istituzione di una tessera elettorale digitale, l'Election Pass. In futuro potremmo votare con un Election Pass scaricato sul telefono o stampato, che sarà verificato in tempo reale al seggio attraverso un'apposita app, un po' come col Green Pass. Questo permetterebbe sia il voto anticipato, quindi nei giorni precedenti l'Election Day, sia il voto presso un altro seggio nel giorno delle elezioni, eliminando così il problema per i fuorisede. Insomma, il mondo è cambiato e con esso devono cambiare anche le regole della democrazia. Per ora, l'unica vera strada percorribile è provare a partecipare.